Buonasera, bentrovati, credo che ci sia già qualcuno uh, che riesce a vedermi, se mi potete dare uh, conferma che mi, sta, che mi riuscite non solo a vedere ma anche ad ascoltare. Uh, vedo già delle persone a me molto care che mi stanno seguendo, questa sarà una diretta davvero particolare, anche perché per me personalmente sono stati 15 giorni molto molto stressanti da un punto di vista. Ciao Mirella, buonasera, buonasera, grazie. Buonasera Barbara Comelato, Marcella Gilli, eh, Katia San, grazie, grazie per essere, per essere qui con me stasera e spero che a voi si aggiungano anche altre persone. Come vi dicevo, queste sono state due settimane, almeno per me, molto stressanti dal punto di vista lavorativo e quindi anche professionale e eh, devo dire la verità che per me c'è stato un dispendio energetico molto molto forte, quindi stasera io cercherò di darvi tutto quello che mi è possibile nelle mie conoscenze personali e voi effondetemi luce spirituale per quello che potete, quindi sarà sicuramente certamente uno scambio reciproco. Eh, buonasera anche a Maria Rosaria Casolaro che vedo che ci sta guardando. Allora, io uh, direi a questo punto di iniziare mh, subito, anche perché um, diciamo che questa sera entriamo molto più nel vivo di quello che è la parte spiritualistica e spiritista della, della diretta che io vi propongo ogni due settimane. Noi, come sapete, um, abbiamo parlato per diverse volte di personaggi storici importanti che legavano lo spiritualismo, la storia e l'esoterismo. Grazie Barbara, grazie. E questa sera approfondiremo eh, attraverso un personaggio di cui già vi ho parlato nelle dirette precedenti, eh, il discorso spiritualistico e spiritista. Quindi andiamo un pochettino, un po' più nel vivo di quella che è la materia di cui ci occupiamo ogni due settimane. Uh, questa diretta sarà uh, biper, uh, diciamo, divisa in due, in due parti. La prima, uh, ciao Rosmunda Cristiano, ciao. La prima parte io vi leggerò un paio di stralci dell'entità dell che ormai dovreste conoscere abbastanza, anche perché in questi giorni molti di voi nuovamente mi hanno richiesto di parlare di lui. Ma questa volta non parleremo soltanto di entità A o anche detta entità Andrea ma eh, parleremo anche di uno spirito e eh, molto evoluto eh, che eh, viene considerato uno spirito alto, uno spirito puro, uno spirito di settimo livello che ha dato delle comunicazioni, dei messaggi eh, spiriti, spiritici molto importanti. Quindi io ve ne leggerò un paio. Ovviamente non vi rivelo il nome della medium che ha canalizzato questa essenza, né posso diciamo, indicarvi il nome. Del, uh, dello spirito che uh, è stato canalizzato però devo dire che sono due messaggi molto importanti ma soprattutto sono molto recenti perché riguardano settembre 2021 e uh, ottobre 2021 quindi diciamo sono dei messaggi molto molto recenti e particolari allora adesso io inizierei con questo uh, stralcio uh, delle trascrizioni di entità A uh, che è intitolato eh, Liberarsi dai condizionamenti familiari. Questa è una cosa molto importante perché ognuno di noi è figlio, eh, è figlio, è stato figlio, e quindi avrà avuto inevitabilmente dei condizionamenti familiari, eh, che ovviamente, eh, diciamo, poi si riverberano nel proprio vissuto personale ed esistenziale. Um, quindi diciamo, tenete bene uh, um, attenzione su, questo, su, questo, uh, su questa trascrizione perché è davvero molto importante. Allora, entità A dice, ogni essere umano deve emanciparsi dai propri genitori, anche perché nella maggior parte dei casi i figli sono tali soltanto in senso fisico e non in senso spirituale. Quindi tra genitori e figli c'è una consanguinità. Ma c'è una estraneità di origine nel senso spirituale. D'altra parte, siamo tutti figli di Dio e dunque, nessuno è figlio di altri se non di Dio soltanto. Quando veniamo in terra, assumiamo una serie di impegni, di obblighi, capiamo che vi saranno delle famiglie che ci ospiteranno, ci aiuteranno a crescere, a vivere. Sappiamo che non siamo comunque come gli animali, i quali lasciano i figli immediatamente appena sono autosufficienti, perché nell'essere umano c'è un'affettività, c'è una serie di legami che non esistono a livello istintuale. Tuttavia, certamente, non è positivo il legame che obbliga gli esseri umani a sottostare alle leggi e alle regole dei propri genitori, e questo per un fatto abbastanza ovvio. Perché diventerebbe meccanicistico il rapporto col mondo. Questo si verifica, ma si accentua ancora di più, quando i figli sono totalmente assoggettati ai genitori, sicché non crescono in proprio, ma crescono in funzione delle regole e delle leggi o dei principi o dei ricatti o comunque di tutta la. Congeria affettiva che rende l'uomo schiavo della situazione ambientale e familiare. E allora ecco che bisogna riuscire a liberarsi dalle catene senza perdere l'affettività, perché i genitori vanno comunque amati, specialmente se giusti, specialmente se amorosi, specialmente se bisognosi di aiuti. Perché questo rientra nelle regole non soltanto della società, ma anche nei bisogni affettivi, e dunque nessun figlio si allontanerebbe dai genitori in maniera totale senza provare quei sensi di colpa, quei dolori che sappiamo e conosciamo. Questo poi non accade soltanto nei rapporti tra figli e genitori, ma in tutti i rapporti di tipo affettivo. Quindi, se una raccomandazione va fatta agli esseri umani, è quella di robustire la propria autonomia ma il robustirsi in modo da diventare autonomi, in modo da pensare in proprio e non attraverso le vie genitoriali. Questo in molti punti del mondo si verifica specialmente nelle società dove le famiglie non sono così strettamente legate ed impegnate in vincoli reciproci, dove si fruisce di una maggiore libertà. Questo già accade, tuttavia, non sempre questo si realizza. Ed avete casi in cui i soggetti non riescono assolutamente a vivere una propria autonomia e finiscono con l'obbedire tutta la vita ai criteri imposti dalle regole familiari. Non credo che ci sia tanto da dire su questo discorso, più volte affrontato, specialmente quando voi, in quanto genitori, andate in crisi, perché è un discorso che interessa soprattutto i genitori, quando vi accorgete che addirittura i figli, come voi dite, vi tradiscono francamente questo è un discorso che non capisco i figli non tradiscono nell'accezione culturale i figli semplicemente devono vivere le proprie esperienze so che questo può apparire anche crudele come discorso ma sappiate e ricordate sempre che in linea di massima ogni essere umano deve cercare di realizzare il proprio programma spirituale che non coincide con quello dei genitori, i quali prestano il proprio corpo, le loro funzioni, creano i loro referenti di sicurezza perché un altro spirito possa nascere e trovare residenza, per così dire, sulla terra. Quindi, in questo piano di comprensione che dovrebbe essere reciproco, ciascuno dovrebbe svolgere la propria parte. E svolgerla senza necessariamente radicalizzare il discorso ma con quella giusta fermezza. D'altra parte, compito dei genitori è rendere i figli autonomi e dunque istruirli in modo tale che diventino autonomi e non dipendenti, perché altrimenti la dipendenza che comincia con i genitori continua nella società e le persone se la portano addosso nelle varie forme degli incontri sociali anche per tutta la vita e questo non dà spazio allo spirito non consente allo spirito di impostare il proprio programma perché finirà col condizionare fin anche le proprie decisioni alla volontà ai riflessi alle risposte della famiglia credo che una grande virtù sarebbe quella di creare famiglie dove ciascuno liberamente possa svolgere la propria esistenza il rapporto affettivo non dovrebbe essere un rapporto dipendente, voi invece in realtà non, riuscire, non riuscite a farlo, svolgere così, a farlo svolgere così. Per voi i rapporti affettivi sono necessariamente rapporti dipendenti e questo fa parte della vita umana, fa parte dei tanti risvolti psicologici di cui siete pieni tutti quanti e dai quali non riuscite a staccarvi. Allora, allora no, stavo leggendo i vostri saluti e saluto tutti. Non vi elenco numericamente tutti, ma veramente vi saluto perché siete in tanti e mi fa piacere insomma che seguite, eh, che seguite con interesse. Allora, avete ascoltato bene sicuramente diciamo, questo stralcio di, ehm, di entità. È uno stralcio, è una trascrizione, devo dire la verità, di notevole spessore, anche perché si diciamo, in quella che è la socialità dell'essere umano, in quella che è la psiche, la psicologia e le dipendenze le e le interdipendenze del contesto familiare. Quindi, eh, diciamo, abbraccia un pochettino diverse, ehm, diverse sfaccettature dell'uomo, del singolo del figlio in questo caso e naturalmente ci fa comprendere quali sono le dinamiche all'interno delle famiglie che cosa emerge da questa trascrizione emerge innanzitutto che eh, l'uomo eh, che si ritrova in una famiglia quindi nasce e cresce in questa famiglia ha un compito preciso cioè quello di riscoprire se stesso questo compito di riscoperta personale a volte, così come dice entità A, entità Andrea, uh, viene osteggiato involontariamente proprio dalle, dai condizionamenti familiari. Allora, voglio fare questa premessa: uh, già vi ho detto altre volte, ma lo ribadisco perché a questo punto entriamo un po' più nel vivo, soprattutto perché si parla ecco proprio dei rapporti genitoriali, e quindi dei rapporti tra genitori e figli. Uh, nella dimensione spirituale c'è già un patto che avviene tra gli spiriti che saranno genitori e gli spiriti che saranno figli. Quindi il patto, la nascita, l'evento, um, la creazione di quella famiglia si stipula già nella dimensione spirituale. Quindi lo spirito del figlio e lo spirito del genitore stipulano questo patto nella dimensione spirituale mh, anche in relazione al tempo in cui si... si uh, Saremo figli e saremo genitori, e su quel piano fisico, su quale determinato piano fisico c'è questa incarnazione. Quindi, questo come premessa generale. In qualsiasi manuale di spiritualismo che segue la dottrina di Kardec, voi troverete questo. Quindi, diciamo che questa è una certezza dal punto di vista spirituale e spiritualistico. Ora, scendendo sul piano fisico, ovviamente ogni spirito che sia genitore o che sia figlio ha il proprio percorso personale ed ha la propria evoluzione personale ecco perché entità dice i figli devono evolversi maggiormente rispetto ai genitori ovviamente diciamo poi ci sono le eccezioni che confermano la regola perché ci sono anche dei figli degli spiriti che diventano figli di questi genitori che nella loro incarnazione non hanno un'evoluzione un straordinaria come invece magari ce la possono avere dei genitori che possono essere degli spiriti illuminati che sono per esempio delle persone che mh, entrano nella storia addirittura che fanno la storia e quindi adombrano quelle che sono poi eh, diciamo almeno dal punto di vista di risonanza mediatica quelle che sono le, esperi le esperienze fisiche dei figli però tralasciando queste eccezioni e mantenendo il cappelletto diciamo Generale di questa stipula uh, spirituale uh, della dimensione spirituale. Adesso concentriamoci su quello che ci dice entità: i condizionamenti familiari. Chi non ha subito dei condizionamenti familiari, volontari, non volontari, uh, inconsapevoli? Io sono stato figlio perché oramai sono tanti anni che non ho più i miei genitori su questo piano fisico, ma sono padre. E mi rendo conto che, sia come figlio che come genitore, ho subito dei condizionamenti familiari e inevitabilmente, purtroppo, inoculo dei condizionamenti familiari anche ai miei figli. Solo che c'è una differenza. Ecco perché porto come esempio a questo punto il mio percorso per rendere più chiaro ed esplicite le parole trascritte di entità. Come figlio adesso vi parlo della mia esperienza io ho avuto dei genitori che sono stati dei genitori molto amorevoli dei genitori che mi hanno dato dei valori che mi hanno trasmesso delle conoscenze ehm, delle conoscenze profondamente spirituali eh, mia madre attraverso diciamo una concezione fideistica molto forte era una fervente cattolica ma non è stato solo questo che mi ha concesso ma mi ha dato tantissimi esempi così come l'esempio Diciamo della vita di mio padre una vita molto silenziosa non ho vissuto molto con mio padre perché lavorava all'estero però comunque mi ha dato un esempio un esempio che io ho sedimentato nel corso del tempo e che ho soprattutto rivalutato attraverso il percorso finale della sua esistenza eh, che per una malattia diciamo durata sei, nei sei ultimi anni della sua vita ho avuto l'opportunità di sedimentare però posso dirvi questo che soltanto dopo il distacco, la loro disincarnazione da questo piano fisico e di mia madre e di mio padre, io sono riuscito ad avere un quadro più chiaro di quello che è stato il loro passaggio personale su questo piano fisico, ma soprattutto quanto è stato importante ciò che mi hanno lasciato, come è avvenuta questa mutazione. Allora, fin quando io ero, sono stato figlio, Nell'essere figlio, io avevo e subivo questi, condizion questi condizionamenti familiari, dovuti a, a vecchi redaggi culturali di miei genitori, alle loro stesse mh, educazioni che gli, gli sono state impartite dai, dai miei nonni. Quindi c'era questa matrice. Però, che cosa accade? Esistono i cosiddetti contrasti familiari: cioè io, ultimo di cinque figli, nato in un'epoca. Successiva, quindi, non nella piena giovinezza dei miei genitori, ma in un'epoca molto adulta, mi sono scontrato diciamo con un doppio scarto generazionale. I miei genitori oggi, diciamo, l'età le, per avere figli si è molto alzata, ma quando sono nato io i miei fratelli erano già molto più grandi di me, i miei genitori erano molto più grandi di me, e quindi sarebbero potuti essere tranquillamente i miei nonni. E allora che cosa è accaduto? È accaduto che nel mio percorso scoprendomi diciamo in questa famiglia molto numerosa in questa famiglia dove c'era un legame molto forte scop per scoprire me ho dovuto diciamo ledere scalfire e cercare di abbattere come poi ho fatto nel tempo questi condizionamenti familiari come accade accade nel periodo dell'adolescenza quando ci sono delle rivoluzioni interiori, ci si rende conto che um, non sempre quello che dicono i genitori è giusto per, il, per la tua esperienza, perché è dettate da paure, perché è dettate da una troppa o forte tutela. Io stesso sono così. Però, al contempo, che cosa accadeva? Accadeva che io stavo delineando quello che era il mio percorso, il mio percorso di vita. Diciamo, è, 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 stavo gettando le basi su cui poi avrei, eh, come dire, innestato le fondamenta dell'uomo che sono diventato oggi, ma che ancora è alla ricerca di se stesso. Questo teniamolo ben presente. Non è che sono arrivato alla divina illuminazione, e quindi so bene chi sono e so bene dove sto andando. Io tuttora non so chi sono e cerco di capire dove sto andando. Ecco questo, diciamo. Um, per dirla in, in parole semplici, non sono più figlio di me stesso, ma sono fratello di me stesso, ma posso ben dire di non essere ancora padre di me stesso. So che chi è figlio e chi è genitore può comprendere quello che sto dicendo. Quindi i condizionamenti familiari, come poi diciamo, ho um, in un certo qual modo scrostato no? questa pietra grezza che si trovava dentro di me. L'ho scostrata con gli incontri, con la conoscenza, con l'essere anche autodidatta, ma con dare soprattutto ascolto a quella che era la mia vera identità. Ci sono stati momenti in cui ehm, io eh, mi sono detto: Ma cosa ci faccio in questa famiglia? Io sono così diverso da loro che non mi ci ritrovo. Io non so chi sono, non so chi sono queste persone. E so che questo pensiero non è, stato non è solo un pensiero mio, ma lo fanno tantissime milioni di persone nel mondo quando all'interno del proprio alveo familiare dicono ma io questi in questi io non mi riconosco. Perché ehm, può dipendere da tanti fattori, dipende dagli studi che si fanno, dipende dagli incontri che si fanno, ma dipende soprattutto dal tipo di incarnazione che si è deciso di vivere già dalla dimensione spirituale. Ecco spiegato il concetto in cui entità dice i figli devono, evolver devono evolversi e eh, devono evolversi maggiormente rispetto ai genitori. Quindi lui già avverte che c'è una disparità quasi culturale tra quella che è la conoscenza dei genitori e la conoscenza dei figli, con tutte le regole, tutte le eccezioni poi del singolo caso specifico. Quindi vi dico anche questo: utilizzo un termine. Uh, giuridico, essendo io, essendo io un avvocato penalista, ecco il principio è sempre questo: bisogna comunque attenersi al singolo caso specifico con le proprie, diciamo, sfaccettature e peculiarità. Questo è fondamentale. Ora, che cosa ci dice, diciamo, di ancora importante uh, entità? Che i genitori spesso vanno in crisi. Ed ecco sì, vanno in crisi quando non riescono più a riconoscere quello che loro hanno di fronte, cioè che è il proprio figlio. Si sentono addirittura traditi. Ma perché accade questo? Accade questo perché il genitore non entra nell'ottica di comprendere che il figlio deve vivere la sua esperienza. Guardate, badate bene. Mm. Uh, io mh, faccio parte di molti gruppi. Che studiano spiritualismo, che studiano spiritismo, eh, gruppi di preghiera dove si prega soltanto per persone che stanno male quindi effondiamo luce spirituale, quindi che va al di là di quelli che sono i dogmi religiosi. Io nei miei gruppi posso trovare musulmani come ci posso trovare eh, ehm, ebrei, come ci posso trovare altri tipo, ah, altre tipologie di persone con proprie religioni in cui credono, cattolici oppure cristiani ortodossi, voglio dire, non è questo che lega, ma lega il sentimento comune. E in questi gruppi si incontrano tantissime persone, tantissime madri, ma anche padri che hanno perso figli. Quindi, quello che voglio dirvi è questo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, noi apparteniamo, nel momento in cui ci incarniamo, non solo allo spirito, ma apparteniamo molto alla materia. La mattina ci dobbiamo alzare, dobbiamo fare i conti con le banche, dobbiamo fare i conti con il nostro lavoro, dobbiamo fare i conti con la nostra professione, con i nostri rapporti, con le mogli, con i figli, quindi siamo pregni di materia. Questo involucro che ci racchiude è una grande prova che noi abbiamo deciso di vivere, e in più dobbiamo, diciamo, avere a che fare con eventuali patologie e malattie che abbiamo. È inutile. Quindi, non è. Mh, voglio dire, semplice dire, va bene, è morto un figlio, uh, però io so che sta bene. Sì, ecco, c'è il distacco, c'è la disincarnazione, c'è il ritorno del figlio nella dimensione spirituale, ma il dolore per quel figlio c'è. Non è che non c'è. Non è che chi studia spiritualismo e spiritismo dice, va bene, tanto mio figlio sta bene. Sì, starà anche bene, ma il dolore del vuoto che ha lasciato dentro al genitore, quello resta. Quindi badiamo bene a quando diciamo determinate cose. Rispetto massimo e assoluto per chi ha perso dei figli. Nel modo, e, soprattutto, e per chi ha perso dei genitori. Perché nell'uno e nell'altro sostitu so si sostituiscono a vicenda. L'amore verso un genitore è una cosa totalmente diversa dall'amore verso un figlio. Nel modo più assoluto. Nell'uno sostituisce l'altro. Quindi non è un chiodo schiaccia chiodo, nel modo più assoluto. Io ho avuto i figli dopo che i miei genitori eh, si sono disincarnati e posso dire che l'amore dei miei figli è grandissimo la, e sono le cose importantissime, ma non, sosti non sostituiscono l'amore dei miei genitori. Sono assolutamente amori completamente differenti, che hanno una loro specificità, che hanno una loro peculiarità e che hanno il loro ruolo nella vita di ognuno perché nella vita di ognuno c'è il ruolo del genitore, così come c'è il ruolo del figlio e dei vari rapporti. Ora, chiarito questo punto, quello che è basilare comprendere è che la materia, la nostra materia, questo piano fisico, fisico, che a volte ci induce a commettere degli errori di interpretazione dei comportamenti dei nostri figli. Perché così come siamo bravi da figli a interpretare il comportamento dei nostri genitori, che non è solamente il contrasto intrafamiliare, ma è una comprensione per dire papà. Guarda che non è così, io mi trovo in una determinata situazione. Esempio, quando si, 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 si riscopre omosessuali che possiamo essere o gay o lesbiche o bisessuali o quello che sia, e si fa coming out, il cosiddetto coming out, e lo si dice a un genitore, molti genitori lo prendono come un fallimento. Ma è sbagliato. Il genitore invece deve sedimentare questa notizia perché ne avrà avuto anche sentore durante il percorso evolutivo del figlio e accettare il figlio così com'è perché quel figlio sta facendo un'esperienza nella propria vita su questo piano fisico dolorosa perché per arrivare a dire quello innanzitutto è un atto di coraggio enorme perché nel momento in cui lo dice al padre o alla madre lo sta dicendo a se stesso e si sta accettando per quello che è purtroppo la stragrande maggioranza Dell'umanità, dell del, del contesto sociale, fatto di persone che non dicono a se stessi effettivamente che cosa sono e che sono, per le più svariate giustificazioni. Chi invece riesce a fare quel percorso, riesce a dire ciò che veramente è, è già un rivoluzionario di per sé. E se si trova di fronte un genitore che non comprende quella verità, allora deve fino a un certo punto aiutare a comprenderlo. Poi sarà il cammino del genitore capirlo o non capirlo. Anche questo è un esempio di quello che ci dice entità. Ci sono genitori che si sentono traditi dalla sessualità dei propri figli. Un errore madornale. Perché quel figlio va accolto, va abbracciato, va amato per ciò che è e va sostenuto. Anche perché se ha le idee chiare, bene. Se ha le idee chiare sul suo orientamento sessuale, bene. Ma a volte non, non c'è quella chiarezza. E soprattutto mi domando, e dico a voi adesso, tutti hanno chiarezza sul proprio orientamento sessuale. Siamo così chiari in questa cosa. Ognuno di noi ha una parte maschile e ha una parte femminile. Ognuno di noi è figlio di un uomo e di una donna. Da un punto di vista biologico è e sarà sempre così. Non è che cambia, la natura è quella. Quindi scendiamo anche questa cosa: per avere il prodotto uomo o il prodotto donna, c'è bisogno di due esseri di sesso diverso ma questo non toglie il fatto che ogni persona debba esprimersi per quella che è quindi il figlio che si identifica in un orientamento sessuale omosessuale o in un orientamento sessuale bisessuale eccetera va accolto va accettato per ciò che è perché ha fatto fatica per arrivare a quel determinato momento e a fare il cosiddetto coming out o meglio, che io odio questa parola in inglese perché preferisco dire a dire la verità. Punto. Stop. Questi sono i condizionamenti familiari. Immaginate l'inferno che possono vivere i figli che hanno questa, uh, questa, questa personalità da far emergere e, che, di, e di cui hanno paura perché per anni hanno avuto paura. Immaginate in un contesto familiare dove. L'uomo è uomo, la donna è donna, i dogmi sono questi, al di fuori di questo non si esce. Capite perché è importante studiare entità? Perché non è solamente la trascrizione della canalizzazione di uno spirito evoluto ma è uno spirito che entra nella vita dell'uomo sul piano fisico, questa è la grandezza di entità, Andrea. Cioè, lui ha lanciato messaggi spirituali, per spiritici, per 70 anni a Piancastelli e a De Simone ma entrando nella vita delle persone e dicendo tantissime cose sia della vita spirituale e sia della vita uh, sul piano fisico. Ecco perché è importante entità, nel modo più assoluto. Ecco perché ve lo ripropongo più volte nelle dirette, non perché non abbia argomenti, ma perché sono talmente tanti gli argomenti che ha trattato che a questo punto preferisco uh, sviscerarli e uh, studiarli insieme a voi. Questo è il punto principale. Adesso vi leggo um, un'altra un uh, una, un breve trascrizione di entità uh, che comunque si richiama anche un pochettino ai figli. E lui dice, alla domanda che gli viene fatta dai, uh, dagli appartenenti al gruppo di Piancastelli, tu mi chiedevi degli esempi, ma i miei esempi sono esempi come i vostri. Allora devo dirti che sono stato in terra, un filosofo, almeno tre o quattro volte. Però sono stato anche uno spaccalegna, ad esempio, anche una donna che ha avuto dei figli, sono stato anche un pessimo genitore, sono stato anche uno scienziato che si è occupato di fisica, di matematica, sono stato anche un uomo di medicina, un uomo di legge, un'altra volta, altre volte, ancora sono stato donna. Sono vissuto un numero abbastanza alto di volte ed ho fatto molte cose. Sono stato molte volte uno spirito guida. Ho vissuto situazioni religiose, alcune alte, alcune meno alte. Non ha alcun senso descrivere ciò che ciascuno di noi è stato. Invece, la domanda importante è un'altra. Come ho vissuto queste vite? Che cosa ho capito da queste vite ogni volta? Signori e signore care, questa è la risposta alla spiegazione insufficiente certamente che vi ho dato io poc'anzi riguardo alla precedente trascrizione. Non è importante quante volte ci si incarna e che cosa si è stati uomini, donne, orientamento sessuale A, orientamento sessuale B. Scienziati, fisici, dottori, operatori del diritto, ma come si è vissuta quella esperienza? Vedete il principio generale a cui ci richiama entità è sempre quello: che tu ti sia incarnato una, 10, 20, un miliardo di volte a me non interessa il numero, mi interessa l'esperienza, lo spessore con cui tu hai vissuto quell'esperienza. E che cosa hai apportato nella tua, nel momento della disincarnazione al tuo spirito originario? Cioè, nel momento in cui l'anima ti si è disincarnata e come una, un registratore si è immesso nel tuo spirito che stava attendendoti nella dimensione spirituale, tu che cosa gli hai trasmesso? Che tipo di evoluzione gli hai dato? Questo è il punto. È questo. Cosa facciamo noi nella nostra vita per evolverci dal punto di vista spirituale? Perché è attraverso la dimensione spirituale che noi riusciamo ad evolverci anche culturalmente. Badate bene, la cultura non riguarda solo ed esclusivamente l'istruzione, di cui è solamente un lato. L'istruzione è un lato dell'aspetto culturale di un soggetto. Se fossimo solamente istruiti saremmo degli eruditi, cioè avremo delle conoscenze in una, in una materia, in un ambito eh, del diritto, della filosofia, di altre materie umanistiche e scientifiche e saremo degli eruditi. Ma questo non ci fa persone colte. Che cos'è che fa la persona colta? Perché i grandi letterati parlavano della letteratura e soprattutto della cultura contadina? Perché l'uomo contadino dall'operare con la natura quindi vivendo nella natura non è introglodita ma anzi conosce le leggi della natura e ne fa una conoscenza personale la conoscenza della natura in se stessa perché gli agricoltori i contadini di una volta ma così come anche quelli di oggi alcuni sono persone sagge sono persone colte perché attraverso la loro opera, il loro lavoro quotidiano attraverso il contatto con la terra e con la natura che gli circonda hanno delle conoscenze straordinarie. La natura in cui viviamo è il riverbero dell'universo a cui tutti noi apparteniamo e a cui tutti noi siamo legati. Perché si parla di un legame universale? Perché quando io vi parlo di spiritualismo, vi parlo di una, ma io non la definisco una filosofia né tantomeno una dottrina, di uno studio che assorbe tutte le altre religioni perché non ha dogmi, non ha limiti. Io non ho bisogno di un manufatto per credere, io ho bisogno di riconoscere la scintilla divina che mi sta dentro e quindi spiritualismo. Se poi ho la possibilità di comunicare e di avere delle comunicazioni spiritiche dagli spiriti, allora che ben vengano. Ho una recettività medianica, ma come ce l'abbiamo tutti. In alcuni è meno sviluppata, in altri è maggiormente sviluppata. In altri ancora ci sono dei doni straordinari. E ve l'ho detto quali sono: psicografia, canalizzazioni varie, incorporazione, sono tante le, uh, le sfumature o meglio diciamo le possibilità con cui uno spirito può essere <coughs> canalizzato da un soggetto ricevente che noi chiamiamo e definiamo medium, ma tutti noi siamo dei medium, perché tutti noi abbiamo in noi delle scintille divine, la scintilla divina da cui poi diciamo torneremo alla matrix divina. Questo è il senso. Adesso, dopo avervi letto questi stralci di entità, vi voglio leggere invece... Um, due um, comunicazioni molto recenti di cui vi parlavo in premessa all'inizio di questa diretta, per me molto importanti. Io vi ho già accennato 15 giorni fa, due settimane fa, di questa medium di cui ovviamente non rivelo il nome perché è una persona a me molto cara, che io conosco è una persona molto seria. <coughs> Che canalizza questo spirito, che le lascia dei messaggi oramai da tanti anni, uno spirito di settimo livello, un alto spirito che ha avuto delle evoluzioni molto forti e che conosce molto della dimensione spirituale. Perché c'è anche da dire questo, e questo ve lo voglio specificare. Esiste una svariata gamma di spiriti, ma tutti gli spiriti non conoscono ogni cosa della dimensione spirituale. Conoscono delle cose in base alla loro evoluzione. Quindi allontanatevi dai soggetti che vi dicono che canalizzano spiriti, che conoscono ogni cosa dell'universo. Sono dei mentitori, sono delle persone che fanno dichiarazioni mendaci. Mai come lo spiritualismo è veramente, diciamo, una dottrina, uno studio quasi scientifico, una fede ragionata. Ve l'ho detto anche le altre volte. Però bisogna stare attenti. Al, al tipo di medium con cui ci si interfaccia e al tipo di canalizzazione, se è reale quella che ha, che viene fatta e viene espletata. E al tipo di messaggio che dà. Più chiaro è il messaggio, più, chiare, più chiaro ed evoluto è lo spirito che viene canalizzato. Questo è fondamentale. Adesso vi leggo un primo messaggio che risale a settembre proprio del 2021 che dice Dopo aver posto una domanda a questa entità... Questa entità dice una cosa importante, farsi conoscere come portatori di verità e di luce. Siamo in un periodo che non ammette distrazioni e posizioni della serie non mi importa. Adesso è l'ora di prendere posizioni politiche, ma non nel senso di partiti, ma nei movimenti di pace. E il vostro contributo è fondamentale in questo periodo di ricorsi storici e di riprese di guerre e di disastri umani e ambientali, badate a quanto è attuale e reale questo messaggio medianico. Tutti non potranno, non potranno vedere tante albe, tutti non potranno essere coscienti che si sta cambiando. Si sta cambiando era e il genere umano è portato verso cambiamenti di vita reale. Basta pensare alla troppa avidità di alcune popolazioni potenti e ad altre popolazioni, popoli, che in nome, in nome di un Dio inesistente vogliono ergersi a giudici e commettere supplizi divini. Ma tutto questo non è possibile, non è possibile che vi accada. Mia possibilità di intervento è solo quella di poter fare da tramite, con gruppi di persone che consapevolmente, e dico consapevolmente, sono decisi a riconoscere la verità. E siamo insieme a voi così dispiaciuti per la vita della terra. Ed è per questo che vi esorto a diffondere questo messaggio tra potenziali personalità da voi scelte che possano fare una scelta di responsabilizzazione e di aiuto. Adesso io la domanda la pongo a voi, ma vi rendete conto dello spessore spirituale e soprattutto in chiave umana che questo spirito attraverso la sua canalizzazione ha dato a questa medium che messaggio di portata reale è riuscito a inoculare attraverso la purezza del cuore di questa medium per poterlo far arrivare a noi e io questa sera cerco di trasmetterlo a voi. Questa è una cosa straordinaria su cui io vi invito, vi invito veramente a riflettere e a sedimentare quante cose ci stiamo dicendo in questo momento è veramente un qualcosa di particolare io sto cercando di donarvi ciò che è stato donato a me che consapevolmente cerco e tento di veramente umilmente di spiegarvi questo è un invito è un'esortazione ad essere uomini e donne consapevoli su questo piano fisico Qui, di questo nostro mondo, che purtroppo per tantissime e svariate cause va alla deriva e per l'ambiente e per le guerre e per la politica e per tante altre cose, dove nulla di spirituale c'è, è un richiamo, velato quasi come se fosse un monito, ma in realtà è un invito: loro ci stanno mettendo in guardia nel dire: 'Noi siamo con voi, ma vi esortiamo a'. A, a dare il vostro contributo perché ognuno di noi è chiamato attraverso la propria esperienza fisica a dare il proprio contributo personale l'evoluzione non è soltanto un'evoluzione personale certo questo come programma eh, spirituale di vita preso nella dimensione spirituale ma c'è un'evoluzione anche collettiva quante volte vi ho detto la nostra incarnazione ogni singola incarnazione non riguarda solamente il, il personale, ma riguarda anche la cosiddetta incarnazione collettiva, cioè di tutte le persone che nel corso della nostra vita su questo piano fisico noi andiamo ad incontrare. Quindi sono cose di un rilievo enorme, di cui io vi, vi, vi come dire vi notizierò man mano, perché credo che il senso di queste dirette, il senso di queste spiegazioni che non sono spiegazioni uh, a, al di al di là di una cattedra, cioè io mi metto qui, mi siedo sul trono e vi dico le cose. No, a me piace interagire eh, innanzitutto con voi, ovviamente. Se avete delle domande, le potete porre tranquillamente, ma soprattutto mi piace dirvi le cose in un modo semplice e chiaro, anche cose che possono apparire complesse. Persone che non masticano questa materia e che magari stasera. Hanno attivato questa diretta, si sono iscritti al gruppo e dicono: Ma chi è questo che parla?, ecco di renderle comprensibili e soprattutto più semplici. Più siamo, e meglio è: più siamo, e maggiormente riusciamo ad effondere spiritualmente nuova luce nel mondo. Più siamo, e più riusciamo, attraverso un'opera di bontà, attraverso un'opera benefica, soprattutto di accettazione di noi stessi di, di uh, uh, attività di consapevolizzare quelli che sono questi concetti e quindi sedimentarli e renderli operativi nella nostra vita questo è fondamentale noi dobbiamo portare se crediamo a questo studio dobbiamo portare lo spiritualismo e soprattutto il riconoscere la verità di questi messaggi, di queste lezioni che ci, in cui viviamo noi e voi portarli operativamente nella nostra vita personale. Solo così avviene il cambiamento. Attraverso il singolo si influenza la collettività. È sempre stato così. È un discorso forse può apparire retorico, ma non lo è perché se noi ci facciamo prendere solo ed esclusivamente dalla mera materialità, dalle bollette dai rapporti fisici dalla materia e basta noi annulliamo quello che più di importante c'è e cioè lo spirito cioè la spiritualità che ci contraddistingue che ci rende umani e soprattutto abbiamo la possibilità di amplificare quello che è il nostro concetto di intuizione perché attraverso l'intuizione e noi riusciamo ad avere questi segnali da parte della dimensione spirituale voglio leggere una domanda di marcella gilli che dice scusa tornando ai figli come trasmettere ai figli la parte spirituale lasciandoli liberi nelle loro scelte tu cosa dici ai tuoi figli allora innanzitutto dipende dall'età che hanno questi figli da più piccoli si inizia e meglio è allora, come si fa? È una bella domanda, però forse già ti sei un po' risposta nel porla, perché tu dici come facciamo a lasciarli liberi? Allora, innanzitutto si devono lasciare liberi di decidere. Ovviamente queste piantine, se sono piccole, anagraficamente intendo, vanno ovviamente supportate e sostenute, così come fa il contadino con la propria pianta. Guardiamo alla natura, perché è da essa che possiamo trarre degli insegnamenti per la nostra vita umana. Quindi anche il bambino piccolo comprende delle cose. Quanti di noi si sono sentiti dire da piccoli, hanno ascoltato queste parole che sto per dirvi, e cioè, vabbè, parliamo, tanto lui non capisce, non è in grado di comprendere. E invece noi capivamo, noi comprendevamo. Forse non ragionavamo perfettamente come lo facciamo oggi a distanza di 20, 30, 40 anni, però capivamo quello che si dicevano i grandi e poi nel tempo l'abbiamo sedimentato. A me è capitato, ecco perché ve ne parlo. Se io non avessi avuto esperienza diretta non ve l'avrei detto. Quindi che cosa direi ai figli? Lasciarli, Lasciargli emergere quella che è innanzitutto la loro identità. Soprattutto se si trovano in una fase tra la, uh, uh, la pre-adolescenza e l'adolescenza, sono fasi molto particolari e per l'orientamento uh, sessuale e soprattutto per lo sviluppo psicofisico fondamentale. Emer noi dobbiamo essere bravi a comprendere le loro attitudini e soprattutto dobbiamo essere bravi ad ascoltarli. Ve lo dice uno che ho berato dalla mattina alla sera da, da tanti impegni, da tante cose, però io mi rendo conto quando uno dei miei figli vuole essere ascoltato. Ho ancora questa recettività. Nel momento in cui io capisco guardandolo negli occhi che quel bambino o quella bambina ha bisogno di parlare con papà, allora lì fermo tutto, qualsiasi cosa io stia facendo. Anche se venissero adesso mentre sto facendo la diretta, dovrei interrompere la diretta e ascoltare mio figlio. Perché se sta venendo da me non sta venendo perché sta dicendo il papà sto andando in bagno, ma mi sta venendo a rappresentare una sua problematica, una sua voglianza. Questa è una cosa che io sto cercando tanto di fare già in questa epoca perché ho de dei bambini piccoli. Dagli 11 anni in giù, ma so bene che poi le esigenze aumenteranno e io uh, sono stato questo figlio quando ho potuto chiedere aiuto. Io l'ho chiesto, mm, pungolato da quella che era da quella che è stata mia madre molto meno da mio padre, perché purtroppo viveva all'estero e quindi lo, lo vedevo tre volte all'anno. però mia madre ha sempre cercato di dirmi che cosa c'è che non va e me lo diceva guardandomi negli occhi, non giudicandomi. Per l'errore che avevo commesso o che stavo per fare, ma supportandomi. Poi da lei ho avuto purtroppo anche dei condizionamenti familiari, e cioè quelle educazioni molto rigide, molto forti, che, però, nel tempo, nella mia adolescenza e post adolescenza, sono riuscito a sgretolare. Questo sì, dopodiché l'ho proprio abbattuti, ma questo in età adulta. Quindi io posso dire che adesso questi vecchi redaggi familiari. Che ho portato dentro di me um, fino a grande, diciamo che adesso sono, sono completamente sco scomparsi. Adesso ho a che fare con una nuova famiglia e non vi nego che anche all'interno di questa nuova famiglia io riscopro in me delle nuove sfaccettature con cui devo imparare a convivere. E questo ve lo dico da marito e ve lo dico da papà e ve lo dico soprattutto da uomo che non ha ancora capito chi è a 45 anni di vita. Fortunati sono quelli che già lo sanno e mi complimento con loro. Io sono ancora alla ricerca di comprendere moltissime cose. Ecco perché c'è questa rivoluzione interiore che mi spinge ogni 14 giorni ad interfacciarmi con voi e a dirvi quello che credo sia importante non solo per me, ma che sia importante per l'umanità intera. Adesso vi leggo l'ultimo stralcio di una comunicazione avvenuta proprio in ottobre. Questo mese, qualche giorno fa, dove sempre questa entità, canalizzata da questa medium a me molto cara, dice, uh, viene posta una domanda. Mm, persone che sono presenti alla canalizzazione con questa medium ehm, eh, praticamente chiedevano uh, delle leggi. Poi magari ve le, ve le renderò note, in seguito uh, le estrapolerò da questi scritti e ve, le, e ve le dichiarerò tranquillamente. E allora ci dicono, ci puoi dire un'altra legge universale di cui tu ci hai parlato, di, della tua dottrina, no? di, di nuove cose che magari non conosciamo e che quindi tu ci puoi, um, ci puoi dichiarare e ci puoi far apprendere. E questa entità dice, siamo parte. Dalla nascita alla morte di un'unica matrice essenza divina, e l'allontanarsi da essa porta inevitabilmente alla rottura di un patto d'amore, ritornare a Dio. Basta essere uniti e amarsi, è l'unica possibilità di non soccombere al male. Guardate in queste poche frasi. Che io vi ho appena letto e che mi auguro che anche altre persone ascolteranno e guarderanno indifferita: quanta grandiosità c'è, quanto amore, quanta luce spirituale di appartenenza a questo divino amore, questo spirito ci indica. È molto bello. Io, quando ho letto questa trascrizione, mi sono sentito nuovamente amato dall'alto. È un qualcosa che um, riempie il cuore di gioia, ti dà coraggio. Noi non siamo eterni su questo piano fisico, ma saremo eterni? Siamo eterni dal punto di vista spirituale. Lo spirito non ha distruzione, lo spirito ha l'eternità che intervalla attraverso un ciclo di incarnazioni: una, due, tre, dieci, cento, mille, un milione. Questo non, non lo so, ma non lo sanno nemmeno gli spiritisti, nemmeno i più bravi. Ogni spirito ha la sua evoluzione, ogni spirito ha bisogno di quel determinato numero di incarnazioni. E badate bene che lo spirito non si evolve soltanto con l'incarnazione, ma si evolve anche nella dimensione spirituale. Perché poi gli esiti, i, eh, i, eh, il, il prodotto di tutte le incarnazioni, se le riporta nella dimensione spirituale, non è che le lascia qua. Avete sentito, no? Prima entità. Io sono stato anche uno spirito guida, cioè lui nella dimensione spirituale ha avuto l'incarico di essere lo spirito guida di qualcuno che era incarnato qui in terra. Quindi badate bene, ecco perché io vi ho detto: tutti gli spiriti non conoscono la dimensionalità della dimensione spirituale perché non ne sono a conoscenza se non in base al proprio livello spirituale. Queste entità. Non l'entità, l'entità di cui vi ho parlato e vi ho letto adesso gli ultimi, le ultime canalizzazioni, parla di una suddivisione spirituale di sette livelli. Lui appartiene al settimo livello, ma di quel segmento di dimensione spirituale, oltre, non sa che cosa c'è. Si può parlare di incarichi, si può parlare, ecco, come entità, di un incarico come spirito guida, ma non si sa quali altri mondi è possibile esplorare. Ci sono delle conoscenze molto vaste e certamente uno spirito molto evoluto ed è uno spirito che ha dato molto qui in terra, ha dato un contributo straordinario. Ecco perché non vi rivelo il nome perché è uh, uno spirito che uh, eh, diciamo è stato certamente conosciuto da molti anche qui, anche qui in terra, su questo nostro piano fisico. Quindi, ecco perché vi dico l'importanza di conoscere a questo punto anche i messaggi medianici. Io ho iniziato queste dirette parlandovi di personaggi storici e ne parleremo, ce ne sono tanti. Eh? Non, è, eh, non è che non lo faremo, però, credo che questo sia il momento opportuno anche in base a quest'epoca che stiamo vivendo, che è un'epoca di transizione. Noi siamo i cosiddetti lavoratori dell'ultima dell ora, noi viviamo in un'epoca di passaggio dove ci sono tantissimi cambiamenti che non riguardano solo i cambiamenti climatici ambientali noi siamo in un cambiamento di uh, ere siamo tra un'era e l'altra lo diceva entità A l'ha confermato anche addirittura questo spirito di settimo livello di cui vi ho parlato poc'anzi quindi um... Credo che uh, questa sera vi abbia dato moltissimi spunti su cui riflettere. Uh, mi mancano forse un paio di minuti, due o tre minuti. Se ci sono delle domande che volete pormi uh, o di cui vogliamo parlare, per me non ci sono problemi, possiamo tranquillamente affrontarle. Altrimenti uh, vi invito, ma veramente di cuore, a sedimentare, magari a rivedere la diretta e poi potete prepararvi anche delle domande. Se non riuscite a farle adesso, per la prossima diretta, che si terrà comunque tra 14 giorni, sempre su Bridges of Light, con delle argomentazioni che sono, saranno ancora afferenti a questo tipo di studio che io vi sto, vi sto, vi sto proponendo. Um, sedimentate, cercate di uh, uh, trovare in voi stessi, grazie Maria Rosaria, grazie mille di trovare in voi stesse delle risposte. Che io non ho, io non sono l'uomo delle risposte né l'uomo della conoscenza, ma sono un ricercatore dello spirito. Sono certamente una persona che è curiosa, una persona che cerca di capire quello che c'è all'esterno di sé in relazione a quello che c'è all'interno di me e il collegamento. Questo, questo è quello che io faccio. Ecco perché scrivo libri, ecco perché faccio l'avvocato, ecco perché mi affaccio anche diciamo, ad altri impegni. Ma io sono un'altra storia, quello che è importante è capire voi che cosa avete ricevuto questa sera durante questa diretta. Um, se non ci sono domande, credo che insomma ci possiamo salutare. Siamo proprio al limite, sono quasi le 21:30. Uh, grazie a Mena Filocirillo, grazie a tutte le persone che si sono collegate questa sera, è stata una diretta frizzante, molto energetica, mi si sono alzate le vibrazioni sono molto contento perché domani è un processo molto importante e quindi devo essere positivo. E voglio ringraziare una persona a me molto cara che è Barbara Comelato, che è stata, non so se è ancora presente ma prima sì che mi è stata molto vicina questa settimana, lei sa a che cosa mi riferisco e do un saluto a tutti voi e fondiamoci luce spirituale a vicenda e vedete che le cose cominceranno ad andare meglio. Ok, un, un grazie sempre a Gaetano Livo per questa opportunità di dialogo con voi che siete veramente straordinari, grazie per tutti i complimenti, ci vediamo tra 14 giorni con argomentazioni interessanti. E che spero siano interessanti anche per voi. Ma vi invito a fare una cosa: se avete delle domande da porre in relazione a questa diretta, lo potete fare alla prossima. Io vi ringrazio e vi auguro una buonissima serata. A presto.